Un caro saluto a tutti e ben ritrovati, sono Niccolo Crespi, qui con me c'è Bruno Carabelli, ciao Bruno. Ciao. Dirigente delle Legnano Knights, consigliere anche degli ABA e quindi comunque possiamo parlare di tanti argomenti. Certo. Iniziamo con questa intervista, andiamo subito. Allora subito. Bruno, qual è il compito principale del consigliere, diciamo, delle Legnano Knights? Di cosa ti occupi? Intanto una piccola premessa, io sono alla fine di quest'anno entrerò nel decimo dieci anni. Quindi l'anno prossimo è un bel traguardo. È nato da una passione per il basket, che ci deve essere, e mi sono avvicinato gradualmente, da subito come consigliere, poi anche come sponsor con la mia società che è la Generale Assicurazione, l'agenzia di Legnano. E quindi ho unito quello che era un divertimento, è diventato anche comunque un impegno, un obiettivo. Ho trovato tanti amici con cui percorrere questa strada, e quindi le riunioni, e quindi il darsi da fare per avere delle idee, dare una mano in tutti i sensi, anche fisicamente. Io da 10 anni che la domenica mattina mi dedico all'allestimento del palazzetto, lo faccio volentieri, io che di solito non faccio il mio lavori manuale, ma lo faccio molto molto volentieri. E poi organizzazione degli eventi, aiutare gli altri agli obiettivi che devono raggiungere, e tutto finalizzato per il bene di questa società, di questo sport che amo particolarmente. Senti Bruno, un commento invece sull'attuale stagione dei Knights, stagione penso positiva finora, magari si può fare meglio, tu cosa ne pensi? Allora, quest'anno era una stagione di passaggio importante, che come obiettivo avevamo e abbiamo quello di raggiungere questa B d'eccellenza, esatto, di elite, perché significa far parte di società di un certo rilievo, l'anticamera poi del campionato di Serie A 1-2, e quindi è un anno importante. Il nostro obiettivo dichiarato era quello di raggiungere i primi 4 posti, mm-hmm, che ci consentirebbero di acquisire direttamente la categoria. Sì. Non è facile perché ci sono squadre blasonate di una grande esperienza, le due di Livorno, Vigevano, abbiamo fatto qualche passo falso, ma io credo che ci siano tutti i requisiti e tutta l'organizzazione per raggiungere l'obiettivo. Un voto? Momentaneo? Momentaneo, io di solito non sono molto, non reagisco molto con i voti, però io penso che un 7 ci può stare. Io voglio arrivare al 10, che vorrebbe dire raggiungere l'obiettivo. Quindi c'è una magnifica atmosfera al Pala Borsani ogni volta che giochiamo in casa, è veramente un qualcosa che emoziona tanto anche personalmente. È bello, giusto? Cioè, tu cosa ne molto pensi? Bello. 2000 persone che spingono. Io da quando sono arrivato in questa società, quindi il primo anno di A2, l'obiettivo è stato questo. Quindi al di là delle vittorie, al di là di rimanere nella categoria, l'obiettivo era facciamo venire più persone possibile, facciamo avvicinare al basket, alla passione del basket, più persone possibile, perché intanto è bello giocare con tanta gente, avvicinare gente, e poi significa anche visibilità per gli sponsor, visibilità commerciale. E insomma, quando a volte andiamo a giocare in palestrine piccole con 300 persone, un po' ti demoralizzi. Perfetto. Giocare con anche 1.500, 1.800 persone contente, famiglie, bambini, è un grande obiettivo, ed è quello che vogliamo continuare a fare e a migliorare. E siamo quindi arrivati anche all'ultima domanda con Bruno, è questa: c'è una sfida importantissima sabato sera, se non erro, contro Geva Montecatini. Certo. Cosa ne pensi? Come vedi la squadra? Allora, le trasferte in questo girone, in questo campionato, sono sempre difficili, e le prestazioni, i risultati lo dicono. Noi facciamo un po' fatica solitamente. Di solito sono fatica, è generalizzata questa situazione. Però noi, per gli obiettivi che ci siamo prefissati, tra questi c'è anche quello di andare a vincere delle partite in trasferta che ci permetterebbero di raggiungere il nostro obiettivo. Sicuramente è una partita difficile, la Geva Montecatini ha inserito dei giocatori importanti, tra cui il nostro ex Laganà, e quindi giocatori di grosso impatto. Noi però dobbiamo andare convinti di fare un'ottima prestazione, dobbiamo e vogliamo tornare con una vittoria che ci aggancerebbe ancora di più a quello che è il nostro traguardo. Ringrazio veramente Bruno Carabelli, grazie mille per la disponibilità. Non so, ci vediamo quindi al palazzetto prossimamente. Aspettiamo tutti al palazzetto la prossima domenica, sempre presenti, forza al basket e forza Knights. Ciao a tutti, ciao.